Buongiorno a tutti, allora voi lo capite, io ho la pelle d'oca, è possibile della mia vita ho abbracciato il Natale. Siamo migliori amiche, Chiara, grazie, si chiama Chiara anche lei. Sono felicissima di essere qui oggi, grazie a voi dell'invito, grazie dell'ospitalità in questo bellissimo museo. E sì, vi racconterò, seguendo Emma stessa, un po' la storia della moglie di Dario. Racconterò un po' di lui e vediamo un po' come si intrecciano le cose. Allora, prima di tutto voglio dire che tutti ce lo ricordiamo così, Dario. Se chiudiamo gli occhi, subito ci ricordiamo il vecchio con la barba. A me invece piace ricordare sempre il giovane Dario, perché quello è il primo ritratto che abbiamo di Charles, già con la pianta in mano, proprio segna il destino. E mi piace ricordarlo così perché è lì che la curiosità inizia, dove tutto veramente è all'inizio della sua carriera. Dario nasce il 12 febbraio del 1809, quindi martedì è stato il suo 210° compleanno, a Shrewsbury, in questa casa che si chiama The Mount. Per chi di voi non sa più dov'è Shrewsbury, è lì, quindi diciamo, al confine quasi col Galles, in mezzo alle campagne inglesi, e questa è la cittadina di Shrewsbury, e la casa si chiama The Mount proprio perché c'è una collinetta e la casa è un posto molto molto carino. Questa è la biblioteca della città, e davanti c'è la statua di Darwin, ma allora era la scuola, che ovviamente non c'aveva la statua di Darwin davanti, ma Darwin ci andava a scuola. Quando infatti sua madre muore, lui è molto, molto giovane, diciamo, la sua educazione all'inizio un po' in casa, ma poi prosegue andando, lui e il fratello andavano a scuola, che era veramente poco distante, era in città, però andavano e rimanevano lì a dormire durante la settimana. Charles però di andare a scuola non è che mi interessasse molto, i ragazzi presenti saranno contenti di sapere che Dario non è che fosse sto genio, anzi, a lui piaceva uscire, appena poteva usciva da scuola, andava a raccogliere farfalle con le otteri, cacciare, era uno da campagna, non era un ragazzo non era un topo da biblioteca, anche se comunque poi negli anni gli è interessata la lettura. Però appunto quando il padre non era un po' sicuro di questo figlio, non sapeva cosa sarebbe stato di lui, perché non è che avesse una vocazione. Quindi quando ha 16 anni decide di mandarlo a studiare medicina, dove già il fratello stava studiando ad Edimburgo, e Charles va, però presto si rende conto che un po' soffre la vista del sangue, che capite che per un medico è potenzialmente un problema, e poi non era la sua vocazione. Quindi dopo un anno e mezzo a Edimburgo torna a casa dal padre e insomma gli fa capire che lui non vuole continuare, non vuole tornare. Allora il padre decide che insomma deve fare però una professione rispettabile, e visto che è appassionato di natura decide che se lui diventasse un prete, della parte della chiesa anglicana, poi può dedicarsi nel tempo libero a fare quello che vuole, cioè fare un naturalista, e quindi lo manda a Cambridge a studiare. Charles quindi va a Cambridge, e questi sono gli anni veramente di formazione, perché lui studia quella che allora si chiamava teologia naturale, quindi studiava greco, latino, tutte le cose che appunto avrebbero preparato per fare il parco di paese, però studia anche le scienze naturali. Quello è il momento in cui a Cambridge ci sono geologi, botanici, zoologi, che stanno veramente cambiando la scienza. Ancora c'è la visione molto creazionista, appunto era teologia naturale che studiavano, però le domande iniziavano a emergere, e questa è una cosa fondamentale. E le persone che lui incontra qui, le domande che lui inizia a farsi lo segneranno per tutta la vita, ma soprattutto, come già stato ricordato prima, uno dei professori che appunto lui incontra qui a Cambridge è colui che gli permette di partire per il viaggio che davvero segnerà tutta la sua vita. Quindi quando lui parte a bordo del Beagle, invece del professore, veramente lui è un giovane naturalista, praticamente un dilettante, però ha lo spirito giusto, sa fare le osservazioni, quindi inizia questa carriera, che le domande qui veramente durante il viaggio iniziano a emergere.
Allora, vi ho raccontato fino a, quindi qui Dani ha circa 22 anni, vi ho raccontato questo per capire più o meno dove siamo. Nel frattempo, a casa, in famiglia, c'erano tutti gli altri familiari, tutte le cugini, eccetera, e qui voglio farvi capire da dove viene il problema. A poca distanza da casa dove viveva Dani, cioè, 10 Darwin Garden è l'indirizzo di The Mount dove Darwin è nato. Google Maps mi dice che ci vogliono 45 minuti in macchina, quindi non so anche arrivare quanto ci mettesse, ma Mare Village Hall invece dove vivevano i cugini, gli Wayne, da dove viveva Emma. Eccola qua. Allora, Emma era la figlia di Josiah Wedgwood II, che era il fratello della mamma di Charles, quindi il papà di Emma e la sorella della mamma di Charles erano fratelli, quindi loro sono primi cugini. Quindi Emma e Charles discendono un nonno in comune, che è Josiah Wedgwood, il fondatore appunto della famosa fabbrica di ceramiche, oltre che appunto il luminario, politico, formatore sociale e tante altre cose che appunto sono già state dette da Emma stessa. Ecco, quindi per capire un po' come sono imparentati. Quindi capite, siete i primi cugini, ci si vede in famiglia, anche quando erano bambini si fa Natale insieme, ci si vedevano. Poi Charles era il nipote preferito di Josiah, come è stato ricordato anche prima, e è grazie allo zio che convince il padre a farlo partire che lui va sul Beagle. Quindi c'era, comunque si vedeva, non è che erano estranei, erano semplicemente, lui era uno dei tanti cugini e lei era una delle tante cugine. Quindi si conoscevano, ma non c'era niente fra di loro fino a molto dopo, come è stato detto. Queste sono alcune delle tipiche, c'è anche, non so se siete appassionati, ma è come se io vi dicessi i capodimonte, capito? Sono, cioè, chiunque in Inghilterra conosce gli Wedgwood, qualcuno di voi magari ne possiede anche. Queste sono quelle calcedonie famose. Lo zio, quindi questo è un famoso ritratto, questo è il nonno, che hanno loro in comune. Quello più giovane è il padre di Emma e quella è Susanna, che era la primogenita, che era la mamma di Charles. Eccoci qua. Da Josiah c'era una serie di figli, Emma è l'ultima figlia, quindi la più giovane, con la sorella Fanny, che avevano un po' poca distanza, erano quasi considerate gemelle, anche se ovviamente le dividevano almeno un anno, ed erano molto legate, però come vedete una di tante cugine e lui è lo stesso, era uno di tanti cugini. Ma mentre Charles veniva mandato alla scuola, andava a Edimburgo, andava poi a Cambridge, nel frattempo anche Emma ovviamente faceva la sua vita. No, questa è la casa dove Emma è cresciuta, vi faccio vedere alcune foto perché così capite veramente il tenore di vita, perché si danno e stavano bene, gli Wedgwood erano sfondati proprio. Cioè, appunto, ecco, stavano decisamente bene. Quella è la firma di Emma, quello è il suo sigillo di ceralacca, questo è un gioco di scritto da lei, appunto, la matita si vede poco qua, perché è un po' chiaro. Comunque Emma è una... È una ragazza che appunto nel mezzo della famiglia viene educata, se non come i suoi fratelli maschi, alcuni dei quali erano destinati a portare avanti la fabbrica di successo, poco ci mancava. Cioè le femmine, le donne nella famiglia Wedgwood erano comunque, se gli interessava fare qualcosa, gli veniva data un'opportunità, perché in questo erano molto molto avanti. Lei era appassionata molto di lettura, leggeva romanzi, poi quello era il periodo appunto di dove il romanzo veramente stava esplodendo, ma questi famosi scrittori ce li avevano anche letteralmente in salotto, perché Wordsworth, Coleridge, quindi questi poeti erano amici di famiglia. Coleridge era stipendiato da uno zio di Emma, che altrimenti non avrebbe potuto scrivere e lavorare. Quindi veramente era un circolo intellettuale non indifferente. Era appassionata di musica, come avete sentito, e prendeva lezioni di piano anche da personaggi importanti, e anche quando andava all'estero subito gli veniva trovato un tutor per continuare la sua educazione musicale, veramente la passione della sua vita. E poi, insieme alle sorelle, gestiva la scuola della domenica, quello che è un po' come fosse l'oratorio. Nella
loro erano, non erano anglicani, erano unitariani, è un altro tipo di protestantesimo, diciamo, quindi non credevano nella Trinità, il fatto dell'unità credevano. Però una delle, come spirito che muoveva gli unitariani c'era un razionalismo molto, anche un pragmatismo molto forte, anche Newton era un unitariano, quindi non è che erano contrari alla scienza, anzi erano molto, molto a favore dello sperimentalismo, erano tutti sperimentatori nella famiglia di Emma, però le donne, in particolare lei e le sorelle, portavano avanti la domenica una scuola per i bambini del paese, non c'erano le scuole dell'obbligo, all'epoca non c'era la scuola appunto, quindi questi bambini la domenica andavano e lì passavano, imparavano il catechismo, imparavano a leggere e scrivere, e Emma gli leggeva delle cose, quindi era molto impegnata socialmente fin da bambina. Viaggiare, ecco, la sua passione è sempre stato viaggiare. Grazie appunto all'apertura mentale della sua famiglia, le ragazze potevano andare, viaggiavano anche con i genitori e avevano anche parenti a Parigi, in Svizzera e anche in Italia, avevano amici e parenti. Quindi il primo viaggio solo a 10 anni, quando va a Parigi la prima volta, lì impara francese, continua a imparare francese, studia il pianoforte, guarda i musei, eccetera. Ma il vero viaggio, quello che un po' la segna, è il viaggio in Italia. Era normale che i figli delle famiglie più inglesi facessero il grand tour, non era normale che ci andassero le donne, erano di solito i maschi che andavano. Però a un certo punto, nel 25, il padre di Emma decide di partire portandosi non una ma 4 figlie. Un uomo coraggioso, immaginato che tutti questi bauli pieni di vestiti e comunque dovevano stare via 9 mesi, non è che, cioè, io quando parto per una settimana faccio una valigia incredibile, immagino che stessi via 9 mesi. E vengono in Italia e fanno un viaggio di 9 mesi, dicevo. E non è, nel 25 l'Italia non era una, come ben sapete, ma voleva dire viaggiare attraverso innumerevoli stati. Quindi arrivano dalla Svizzera, arrivano prima a Torino, poi vanno a Genova, poi vanno a Firenze, poi Roma, Napoli, tutti stati diversi, con monete diverse, ci volevano permessi diversi. Quindi veramente un'impresa incredibile. In questo viaggio Emma vede tante cose, lei e le sue sorelle vedono tante cose, ci sono i diari, che appunto dopo ne ho un'immagine, e vedono i paesaggi, vedono le rappresentazioni artistiche di cui avevano letto, perché visitano i musei, vedono, salgono sul Vesuvio, vanno a sentire l'opera alla Scala, vedono il Papa, eccetera. Era un anno giubilare, il 25, quindi c'erano tantissimi pellegrini a Roma. Era veramente un'esperienza che ti arricchisce in un modo incredibile. Passò anche da queste zone, tornando verso Milano, dormì a Lodi una notte, quindi potete dire di averla avuta qui vicino nel 26. Questi sono alcuni dei suoi diari, e a parte le scritte, c'erano anche questi disegni, quindi c'erano, diciamo, molti pellegrini a Roma per il Giubileo, quindi disegnavano tanto di questi pellegrini in preghiera o le guardie svizzere. A Roma sono stati quasi 2 mesi, quindi ovviamente ci hanno passato tanto tempo. Oltre ad andare a prendere lezioni di piano, andare a vedere musei, eccetera, andavano anche a fare un po' di vita sociale, ovviamente, perché erano comunque, facevano parte della casa, diciamo, della parte ricca della società, e quindi venivano invitati a pranzi, balli. Quindi immaginatevi essere una ragazza di 16 anni al top della società che in giro per l'Italia viene invitata al pranzo con i vari re, principi, eccetera. Nel registro delle cose che compravano, ogni altro giorno si comprava un paio di guanti nuovi, un cappello nuovo, perché ovviamente dovevano essere adatte alle varie serate. Comunque un viaggio che al di là di tutto l'aiuta anche a imparare l'italiano, che già si conosceva, che poi gli tornerà utile quando aiuterà il marito nel suo lavoro, vedremo dopo. Quindi Emma ha fatto i suoi viaggi, Charles ha fatto i suoi viaggi, abbiamo visto che a un certo punto sono adulti ormai, lei ha 30 anni e lui decide, la sua carriera scientifica sta avviata, anche se ancora nessuno sa le sue idee, però tutte le scoperte che ha fatto nei viaggi sono pubblici e lui diventa famoso, però la sua vita privata ancora non è decollata. Allora lui si mette lì a tavolino e dice: mi sposo o non mi sposo, come è stato detto, e questo è il documento a cui Emma faceva
riferimento, spero che qui si veda, c'è proprio la lista, i pro e i contro. Quindi dice, mi sposo, ok, un compagno, una compagna costante, un'amica in vecchia età, che si interessa a quello che faccio, meglio di un cane, appunto. E poi dice, appunto, immaginatevi una moglie soffice lì sul divano che ti tiene compagnia vicino al fuoco con un libro e la musica. Dall'altra parte invece dice, ha tante cose tra cui non dovrei essere obbligato a vedere i parenti, oppure vuoi mettere l'ansia e la responsabilità e poi avrei meno soldi per comprare i libri, che questi sono i suoi problemi. Comunque alla fine di questo ragionamento, come se fosse un teorema, dove scrive sposarsi, quindi la sua conclusione è che si doveva sposare con chi ancora non aveva deciso. Poi da lì invece inizia a vedere la cugina sempre più spesso, dopo che ha fatto quella lista del pro e contro, e si rende conto che appunto forse la persona che andava bene per lui l'aveva conosciuta tutta la vita, era una di quelle con cui aveva passato appunto i Natali, le vacanze, eccetera. La figlia del suo zio preferito. Quindi quando andava a trovare lo zio, inizialmente andava là per vedere lo zio, no? Si vedeva anche i cugini, andava a caccia, però adesso aveva un altro interesse quando andava a trovare. E la domenica 11 novembre del 38 si decide e chiede a Emma in biblioteca, appunto in modo poco romantico, però gli chiede di sposarlo, e lei accetta subito perché lei nel frattempo anche lei ci aveva pensato. Le famiglie sono al settimo cielo, perché il loro nipote preferito da una parte e la nipote preferita dall'altra si sposano, è un matrimonio perfetto, sono tutti veramente contenti. In questo periodo, da quando si fidanzano a quando si sposano, sono appunto 2 mesi, perché si sposano a gennaio del 39, quindi quest'anno sono stati 180 anni dal loro matrimonio, loro si scrivono delle lettere. Allora, di tutto quello che si dice su Emma e Charles e la religione, in realtà molte sono supposizioni, perché quello che loro si sono detti come facciamo a saperlo? Non lo sapremo mai. Possiamo solo saperlo se lo vediamo nelle loro lettere. Però siccome hanno vissuto insieme 40 anni, non è che scrivi la lettera a quello che vive con te. Però quando ancora erano fidanzati, vivevano a distanza, le lettere se le scrivevano. E siccome Charles aveva iniziato a raccontare a Emma le sue idee, nonostante il padre gli avesse detto per carità non dirgli niente, che sennò le viene uno scioccone e poi magari scappa, lui gliel'aveva detto lo stesso. E lei gli aveva risposto dicendo, guarda, capisco quello che tu stai dicendo, questa è la lettera che Emma, è il retro di una lettera che Emma ha scritto a Charles, dicendo che lei aveva paura che se lui stava peccando con queste idee, che non sarebbero poi andati nella vita ultraterrena, non si sarebbero trovati insieme, perché lei sarebbe andata in paradiso e lui no. Questa era la sua preoccupazione, però ci avrebbe pensato. Lui era estremamente felice del fatto che comunque lei non fosse scappata o avesse accettato comunque le sue idee, tanto che qui in basso scrive una nota, e questa lettera la piega e la tiene con sé per tutta la vita, e c'è scritto: quando sarò morto sappi che molte volte ho baciato e pianto su questa lettera, che questa lettera dimostrava quanto, nonostante le loro differenze di opinioni, si accettavano. E alla fine lei, in quanto sì religiosa, ma sapeva che lui era un buona fede, lei comunque conosceva cos'era la scienza, cosa voleva dire, era pronta a accettare queste differenze. Una lettera bellissima, la più bella di tutte, che Darwin ha mai scritto, e pochi giorni prima del matrimonio lui le scrive: penso che tu mi renderai più umano e presto mi insegnerai che esiste una gioia più grande che costruire teorie e accumulare fatti in silenzio e solitudine. Quindi un po' romantico forse lo era anche lui. E questo è il 20 gennaio, e poi al 29 appunto si sposano. Quella è la casa dove abitava Emma, la chiesa letteralmente dall'altra parte della strada. Ecco, qui se entriamo vi faccio vedere com'è dentro, è una chiesa normale. Qui fuori c'è una placca commemorativa che appunto dice che Charles e Madame si sono sposati qui a St. Peter il 29 gennaio, e questa è stata messa nel 2009, quando erano i 200 anni dalla nascita di Darwin. Questo è il loro certificato di matrimonio. Mi piace perché c'è ovviamente la firma
di Charles, poi sotto c'è la firma di Emma e poi ci sono i testimoni che erano il fratello di lui e il fratello di lei. Questo era appunto l'originale certificato. E questi sono loro due, qualche anno dopo il matrimonio. Vedete, lui non è quello vecchio con la barba, sta cambiando, però è così appunto, giovane ancora, prima quando le idee sono lì, ma ancora non ha elaborato la teoria del tutto. Come è stato detto, si trasferiscono a Londra, qui è dove vivono, che oggi appunto è un quartiere, c'è l'università lì, però vivono pochi anni perché appunto si trasferiscono poi in Campania, perché la Londra di allora, nonostante questa zona adesso sia bellissima, era la Londra di Dickens. Nebbia negli occhi, nella gola, nebbia per il fiume, nebbia ovunque, cioè inquinamento, povertà, malattie, scioperi, cioè era veramente, loro erano cresciuti in campagna, avevano un'altra idea di vita, dove volevano che i loro figli crescessero, non volevano che i loro figli crescessero nella fumosa Londra, volevano una casa come quella che avevano avuto loro da giovani. E quindi si trasferiscono a Townhouse. Un posto appunto meraviglioso che è vicino a Londra, abbastanza da poterlo raggiungere per andare a fare le riunioni scientifiche, ma è abbastanza lontano da non avere tutti i casini della città. E questa casa che oggi è visitabile, un posto meraviglioso, è dove appunto Darwin veramente inizia a elaborare l'origine delle specie. Adesso appunto, basandomi un po' su quello che è già stato detto qui nel riassumo ovviamente, l'idea di Darwin prende forma in 21 anni di tempo, da quando lui nel 37 fa quel disegno sul taccuino, una mattina si sveglia e scrive io penso, tac, quello è l'albero dell'evoluzione, uno dall'origine e poi le altre specie. Poi nel 44, c'è uno nel 42 di saggio, poi nel 44 un altro saggio, lui inizia a lavorare la teoria, ma non lo dice a nessuno. Fino a che il saggio del 44 viene scritto in bella copia, poi viene mostrato a Emma, e Emma lo legge, appunto ci sono delle note a margine dove lei gli fa delle domande, cioè lei è colpita da alcune delle cose che dice, ma non lo straccia, non lo butta via, dice, sei sicuro? Questa cosa va spiegata bene, un po' lo spinge, come dire, se davvero vuoi dire questa cosa devi fare degli esperimenti, devi spiegarla meglio, quindi è un po' il grillo parlante, quindi in questo senso lo aiuta. Se lui avesse pubblicato quello sarebbe stato attaccato. Però appunto lui in caso lasciò un po' di soldi, così se lui era terrorizzato di morire presto, era un po' ipocondriaco, diciamo. E se lui fosse successo qualcosa, Emma poteva pubblicare quello, almeno qualcosa rimaneva. Però nel frattempo ha iniziato a fare tutti gli esperimenti, a scrivere quel libro enorme della specie, eccetera, eccetera, la storia che abbiamo sentito prima. Però Emma era una delle poche che sapeva. Poi Dan ha iniziato a dirlo a Hooker, quindi uno dei suoi colleghi, e poi fino a che non arriva Wallace con la lettera e Lyle che lo spinge a pubblicare, nessun altro sapeva niente, ma vedete che ci sono 21-22 anni nel frattempo. Questa è la bozza del 44, che Darwin appunto dice se muoio autopubblica, e al fianco di là ci sono delle note, sono le note di Emma Matita, dove appunto lui parla dell'evoluzione dell'occhio senza spiegarla bene, perché appunto non aveva avuto tempo di fare tutti gli esperimenti o le osservazioni, quindi la mette lì e lei gli dice questa è un'ardita affermazione, ma spiegala meglio, quindi lui da lì poi prende e espande nella sua teoria. Però le note a margine di questo sono di Emma, perché è l'unica che lo aveva visto. Però appunto poi nel 59 il libro esce, abbiamo visto come vuole tutte le dinamiche, il libro esce e che se ne dica chi lo amava, chi lo odiava, però è diventato un grande successo e catapulta Darwin davvero non solo al centro della scienza britannica ma della scienza internazionale. Seguono una serie di altre opere, perché l'uomo nel frattempo appunto aveva studiato dai vermi ai altri insetti, alle piante, quindi aveva di materiale da scrivere, ha scritto un sacco di libri, ma alcuni di questi libri, che ovviamente venivano recepiti all'estero, volevano essere tradotti, no? Darwin non era un grande linguista, parlava qualche lingua, però non era particolarmente bravo, quindi alcune delle lettere e delle revisioni in altre lingue venivano fatte grazie anche alla moglie e alla figlia Henrietta, che invece capivano. Quindi
Conte Canestrini, che era qui prima, che è il traduttore di Darwin, scriveva a Darwin, in realtà Emma gli risponde, perché vabbè, lui scriveva in francese a volte, ma il materiale in italiano veniva visto da Emma, perché lui non l'italiano, Charles non lo capiva. Quindi abbiamo anche questo importante contributo. Eccoli qui, più avanti nell'età, Charles muore nell'82, veniamo qui il 19, questo è il diario di Emma, il mercoledì 19 aprile, 3:30, l'attacco fatale, insomma lui è morto. La cosa triste è che il giorno dopo muore anche il suo cagnolino, che gli era stato fedele tutto il tempo. E i figli raccontano: mia madre fu meravigliosamente calma fin dall'inizio, al momento della morte, e perfettamente naturale. Scese in salotto per il tè, si divertì in qualche piccola cosa, sorrise e quasi rise per un istante, come avrebbe fatto in qualsiasi altro giorno. Per noi, che sapevamo quanto ella avesse vissuto la vita di lui, quanto avesse condiviso quasi ogni suo momento, la sua calma e il suo autocontrollo sembrarono meravigliosi allora, e lo sono ancora pensandoci. Visse sola nella sua desolazione e desiderò che nessuno se ne desse pensiero, ma pensò anche a ricostruirsi la vita nel modo migliore e a pensare al suo bellissimo passato. Perché Emma sopravvive altri 14 anni, quindi c'è una vita anche dopo la morte di Charles, che ovviamente comunque la segna, perché ci devono curare la pubblicazione di tutti i libri, dell'autobiografia, ci sono tutti i figli. Charles viene fatto un funerale di Stato, loro all'inizio avevano pensato di tumularlo nella chiesa del paese, invece la nazione decide che deve essere tumulato a Westminster Abbey e devono fargli un funerale di Stato. Emma non va al funerale, vabbè, era anziana e poi appunto era una cosa lontana. Si trasferisce a Cambridge lei perché alcuni dei loro figli nel frattempo avevano iniziato una carriera universitaria. Quindi d'estate stava a Down House e invece d'inverno stava a Cambridge, in questa casa che oggi fa parte di uno dei college. Viveva insieme alla loro figlia Elizabeth, che non si era sposata. Emma, appunto, dicevo, tornava a Down House nelle estati ed è qui che muore e lei viene, questa è la sua tomba, dove sarebbe dovuta stare con Charles, però appunto poi lui invece fu messo a Westminster, quindi c'era il fratello di Charles che era morto prima, e Emma però c'era lo spazio anche per Charles, che invece appunto però era stato a Westminster. Però se andate a vedere la casa, vale la pena di andare a vedere, proprio tanto il pullman si ferma davanti alla chiesa, a vedere anche la tomba di Emma, ma ci sono altri membri della famiglia. Ecco, io terminerei qui, se avete domande o se ci sono curiosità, siamo qui. Da Chopin, in un periodo in cui Chopin era a Londra e cui Emma era anche ovviamente a Roma, quindi lei era già sposata, quindi di cognome non faceva più Wedgwood, faceva Darwin, quindi questo è il mio primo dubbio, che non so. Secondo, in quel periodo, io ho controllato le date, lei era tipo incinta di 8 mesi, che per quanto Down House fosse vicina, non è come adesso che prendi il treno e ci dovevi andare con la carrozza, eccetera. Quindi io il dubbio ce l'ho, però se non era lei era una delle altre. Ha preso lezioni di piano da Boscheles, per esempio, quindi altri famosi sia in Italia che... Il dubbio ce l'ho perché se una cugina l'ha presa lezioni, perché lei no, che era la più dotata di tutte in famiglia. Però se non Chopin, almeno Boscheles. Voglio chiedere sul rapporto tra Emma e Charles a proposito della religione. Sì. Charles non si è mai dichiarato ufficialmente ateo, quindi voglio sapere da lei
se fai leggere sappiamo qualcosa sul rapporto effettivo di Char con la religione, con il problema dell'esistenza di Dio e a riguardo come discuteva con noi. Allora, ripeto quello che dicevo prima, quello che loro si sono detti, a parte le lettere, sono tutte supposizioni. Tutte le idee che si sentono su Emma, che era religiosa, sono basate su una cosa successa dopo la morte di Darwin. Allora, Darwin nella sua autobiografia si definisce non ateo ma agnostico, dice io su questa cosa rimango agnostico della religione. Però nelle edizioni successive, quando Darwin era morto, stavano, i figli stavano curando delle riedizioni dei lavori, Emma chiede ai figli di non pubblicare alcuni pezzi che sono chiaramente contro la religione. E questa cosa nel tempo è stata interpretata come a lei voleva censurare questa cosa perché non voleva far vedere che lui in realtà era ateo. In realtà tante persone, cioè se tu vai a leggere quel pezzo che lei voleva censurare, era perché parlava di persone, cioè era proprio un esempio di alcune persone conoscenti di famiglia che lei non voleva offendere semplicemente. Quindi c'è questa ambiguità, in realtà non lo sapremo mai. Loro, cioè, hanno vissuto 40 anni insieme e tutte le persone che andavano a trovarli, quindi stavano con loro dei giorni, hanno sempre detto che erano tranquilli, sereni, non c'erano grandi problemi, grandi scontri. Però ripeto, le loro conversazioni private, se hanno discusso di questo tema, non lo sapremo mai.